Eccoci qua, signori, Francesco Lamanno, punto di riferimento nel digital marketing per parrucchieri porta al successo, parrucchieri, imprenditori, liberi professionisti. Bene, cliccate la campanella e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le novità di online marketing e marketing per parrucchieri. Benissimo, oggi cosa vediamo? Vediamo il perché il vostro salone continua a perdere utili. Ok, questa è la problematica che avete praticamente tutti. Il 99% dei parrucchieri continua a perdere utili, se non addirittura è in perdita, ed è una situazione gravissima. Perché? Perché a fronte, a causa di questa, di questo andamento economico, rischiate la chiusura del salone e addirittura anche il fallimento. In quel caso lì siete costretti a portare libri contabili in tribunale e non finisce bene. Ora, io vorrei evitare che vi succedesse questa disgrazia, pertanto voglio spiegarvi per quale motivo il vostro salone continua ad andare di merda, in poche parole. Questa è la problematica, ripeto, che avete tutti. Se c'è un 1% di voi, un 2-3% che va alla grande e mi dice: no Frank, guarda che vado alla... bravo, non sei nella stragrande maggioranza dei casi. Poi se il tuo salone va bene, magari va bene, ma non fa gli utili che vuoi. Quindi ascoltatemi, perché vi fornisco delle informazioni preziose che io ho pagato centinaia di migliaia di euro e che adesso vi sto regalando. In caso contrario, queste cose le vendo attraverso le mie consulenze, che sono prezzate 1000 euro all'ora. 1000? Ok, senza sconti, senza palle, senza bundle. 1000 euro all'ora. Una giornata con me vanno a 5000 euro. Benissimo. Andiamo al dunque. Perché il vostro salone perde soldi? Per vari motivi. Il primo motivo per il quale il vostro salone perde soldi è che voi non avete un ecosistema di marketing, che poi diciamo che è la causa principale. Non avete un ecosistema di marketing atto a farvi capire come muovervi. Perché? Innanzitutto cominciamo a dire cos'è il marketing. Il marketing è un processo organizzato attraverso il quale vendere prodotti e servizi a un mercato di riferimento e monetizzarlo in maniera continuativa. Quindi, se voi non avete questo processo, questo sistema organizzato, quello è il primo delle problematiche. Perché non sapete come muovervi, non sapete dove andare, non sapete cosa fare. Ed è palese che andate in canna, è palese. Perché adesso io sono in autostrada, sto andando a Savigliano, so benissimo qual è il percorso che devo seguire. Se navigassi a vista, mi trovo a Torino, mi trovo a Genova. Cioè, bisogna avere un filone da seguire. Voi il filone non ce lo avete, non ce lo avete, e questa è la prima causa dei problemi. Secondo problema: non sapete vendere, e questo è un problema gravissimo. Molti di voi, anzi tutti praticamente, salvo qualcuno, qualche eccezione, c'è una mosca bianca. Faccio l'esempio del mio amico Alessandro Fratini, aveva fatto un corso con me in Henkel Hair Stylist 4.0, e quel ragazzo lì, quel parrucchiere lì, quello stilista lì, che tra l'altro è il nostro stilista, è fenomenale nella vendita, ma mica sono tutti come Alessandro Fratini, ok? Che riesce a vendere 18 prodotti a una cliente, ha venduto 18 prodotti a una cliente, mica sono tutti così, ok? E ha 5 saloni, mi sembra 6. Ora, molti, quasi tutti, anche miei colleghi, anche miei competitor, responsabili marketing aziendali, grandi guru, confondono il marketing con la vendita. Voi non sapete vendere, ve lo dico io, voi non sapete vendere. La vendita non è marketing. Se il marketing è un processo organizzato atto alla vendita di prodotti e servizi a un mercato di riferimento e a monetizzarlo in maniera continuativa, la vendita
invece un processo attraverso il quale arrivare alla chiusura di transazioni commerciali in maniera professionale. Anche qui, quando io chiudo una vendita, non vado alla belle meglio, so benissimo qual è il percorso da seguire, stesso discorso di prima. Ma se voi non sapete come vendere, ma guardate che la vendita non è un qualcosa di improvvisato. Guardate che le tecniche di vendita, le tecniche di manipolazione mentale, non sono un qualcosa che viene buttato lì. Capite? Sono un insieme di strategie che vengono studiate dalla notte dei tempi, perfezionate. Adesso scusate un attimo che devo pagare l'autostrada. Allora, vediamo un po' qua. Introdurre il denaro o la tessera? Ecco. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Arrivederci. Ok, dato. Dicevo, dalla notte dei tempi. E bisogna conoscerlo. Vendita è un qualcosa di abbastanza articolato, non dico complicato, ma articolato. Poi bisogna metabolizzarla. È un qualcosa di difficile, non è semplice. Cioè, arrivo lì, prendo e vendo. Faccio i pitch di vendita alla cazzo di cane, ma non funziona così. Non funziona. Quindi voi non avete un sistema di vendita. Andiamo avanti. Voi non avete una formazione specifica all'interno del salone legata a tutto questo. Perché? Perché una volta che, per dire, avviate un progetto, ed è difficilissimo che lo portiate avanti perché cambiate sempre un po' di qua e un po' di là, e quell'azienda, non l'azienda, e vado da quel formatore, l'altro formatore, seguo quell'altro e vado, ma ragazzi, ma dovete avere una coerenza di lavoro. Non potete saltare in tutte le aziende, da tutti i formatori, dovete scegliervi le aziende, ma comunque adesso ci arriviamo. Dicevo, non fate una formazione interna, perché una volta che avete dei protocolli da applicare, dovete seguirli voi e dovete farli seguire ai vostri collaboratori, ma dovete fare della formazione. Io parlo non solo da un punto di vista tecnico-stilistico, ma anche da un punto di vista prettamente organizzativo, pratico, marketing e vendita. Lo fate? Assolutamente no, a guai a fare delle robe del genere. Vi impongono, vi combinano delle sanzioni, condannano a pene truculente, con squartamento pubblico dei visceri, cioè. Non le fate queste cose. Quarta problematica. Avete delle conoscenze di online marketing. Oggi come oggi diventa di digital marketing, diventa fondamentale il fatto di conoscere a menadito tutte queste circostanze. Perché se noi vogliamo andare a acquisire nuovi clienti, incrementare lo scontrino medio, incrementare la frequenza di passaggio, sono tre le cose. Ve l'ho messo anche in un estratto del video di Olympic Hair Salon. Non riusciamo a incrementare i nostri profitti, continuiamo a perdere i profitti. Ok? Quindi dovete conoscere a meno dito. Non vuol dire che voi fate due o tre corsi e siete a posto, vuol dire che voi fate molteplici corsi, siete preparati, applicate queste cose, capite quali sono i problemi e li risolvete. Allora, proprio su questo, nell'ambito del digital marketing, nell'ambito del marketing, in tutte queste, in questo, diciamo, grande segmento per parrucchieri che non è trattato, per voi, se cliccate il link in descrizione, ho realizzato l'Olympic Hair Salon Academy. È una accademia di formazione completamente digitale dove potete trovare vari corsi, ok? E sostanzialmente questi corsi li trovate in digitale, potete
guardarli quando volete, attengono a tutto quello che riguarda il marketing per parrucchieri, attengono a tutto quello che riguarda il digital marketing, avete la possibilità di guardarli quando volete, quindi non siete costretti ad andare a fare corsi di formazione lontano, fare chilometri, prendere la macchina, prendere il treno, potete guardarli con tutto il team del salone, siete in 40, benissimo, in 40 gli date l'accesso e ogni collaboratore se lo può vedere, sia su PC, sia su telefonino, su mobile, su cellulare, sia sull'iPad, d'accordo, ed è in continuo aggiornamento, perché adesso ho inserito appunto il corso di Olympic Car Salon, ci sono i due libri che sono vere e proprie guide in formato ovviamente digitale, parrucchiere digitale, digital marketing per parrucchiere, dove potete trovare tutti i miei sistemi. Fine settimana ve ne aggiungo un altro che sarà Meta Salon 4.0, andiamo a parlare di tutto quello che è il metaverso, intelligenza artificiale, machine learning, tutte queste cose ve le spiego, quindi al prezzo di 49 euro al mese. Come funziona? Pagate 49 euro al mese con la carta, con il PayPal, con quello che volete, entrate, avete accesso a tutte queste risorse, ok? Il mese dopo, se non vi piace, non continuate. Io carico dei contenuti, arriveremo ad avere un bel po' di risorse, entrate, studiatevi, preparate, non è che ci sia molta alternativa. 49 euro al mese è un prezzo ridicolo, cioè ve la sto regalando questa roba, ok? Quindi non perdete tempo, cliccate in descrizione, premo link, entrate in Olympic Car Salon Academy. Dicevo, perché avere una conoscenza anche succinta di tutte queste tematiche non serve a nulla. Proprio ieri ero con i miei cari clienti in consulenza, abbiamo fatto consulenza lunga, 2 ore, e si parlava proprio di acquisizione di clienti, quindi lead generation, si parlava di aumento dello scontrino medio e mi parlavano delle azioni poste in essere dalla loro agency, ma situazioni veramente risibili, landing page che fa ridere, delle campagne prive di senso con la richiesta di invio messaggi, situazioni veramente grottesche. Allora, anche in questo caso ci vuole una persona che abbia fatto materialmente queste campagne, ho speso decine di migliaia di euro, adesso purtroppo mi hanno hackerato il business manager e quindi sono un attimino fermo con queste cose, ma poi riparterò. Allora, sono 7-8 anni che faccio campagne, da quando ci fai anche di più, non, che mi sbatto, che studio, che provo, che testo. Quindi un altro, il quinto problema è che voi non avete un mentore. Chi è un mentore? Un maestro, una persona che vi guidi, che vi aiuti, che vi consenta di capire cosa va e cosa non va, perché una volta che voi andate a fare i vostri corsi e fate bene, non mi rompete le palle, non mi venite a dire che io dico di non fare i corsi con i guru, con quello, quella, fate bene se volete fare i corsi, perché fate esperienza, acquisite informazioni, ok? Però poi dovete metterle in pratica, voi non le mettete in pratica queste cose. Ci vuole qualcuno che quando è ora di metterla in pratica vi dica: guarda che per te questa cosa va bene, non va bene, testiamo, proviamo, valutiamo. E quello lo può fare solo ed esclusivamente un consulente che vi segue bene, non che è il classico rappresentante che viene lì, fa gli ordini, scappa, oppure gli ordini li fa su WhatsApp, per telefono e scappa, oppure vi tira delle legnate, vi fa dei contratti capestro dove avete una valanga di prodotti da rivendita, chi si è visto si è visto, e questo fanno le aziende. Voi dovete avere una persona altamente specializzata che vi dia possibilità di eccellere in tutto quello che è il vostro salone, che
vi crei un sistema, un ecosistema di marketing, che vi spieghi come fare gli obiettivi, come seguire gli incentivi dei collaboratori, come far numeri. Cioè, e avevo, parlavo con un'altra cliente, ma non era per nulla soddisfatta, le ho detto che io ho un collaboratore, non il titolare, no, un collaboratore che fa quasi 100.000 euro di fatturato, ha 25 anni, adesso non faccio nomi. Ah, non è possibile, certo che è possibile, se ne possono fare anche di più. Io ho dei clienti che da soli fanno 150-160.000 euro, un addetto. È possibile, si lavora con high ticket, con scontrini alti, con fish altissime, se volete stare in piedi. Se volete stare in piedi. Altra problematica, 6. Non aumentate i prezzi. Non siete in grado di aumentare, o meglio, non i prezzi, lo scontrino medio. Cioè la fish media va aumentata. Comincia a far freddo, ragazzi. Dicevo, cioè comincia a far freddo. Fa freddo, però avevo staccato il riscaldamento sulla macchina per fare questa consulenza gratuita che vi sto facendo. E quindi comincia a far freddo. Dicevo, non siete in grado di aumentare il listino medio. Il listino medio non viene aumentato perché non avete le conoscenze commerciali, marketing, per farlo. Una volta che avete le conoscenze marketing, poi non avete le competenze di vendita per chiudere queste transazioni. Perché, ripeto, si parla tanto di marketing, ma poi c'è la vendita. Io posso avere l'ecosistema di marketing migliore al mondo, ma se io non sono all'altezza di vendere, tutti i materiali che ho in salone, i materiali di marketing che ho creato, tutte le promo, le combo, non le combo, le sponsor, e resta tutto lì, resta tutto fermo. Da lì non si va avanti, da lì non si procede. E anche questo è un problema. 7. Problema, non avete un gestionale, perché poi tutti questi dati vanno tracciati. Io vengo da voi, moltissime volte non avete il gestionale, quindi è un errore fatale. Ma il problema qual è? Che anche se avete il gestionale, non sapete, ecco, e questo riguarda 99,9% periodico dei parrucchieri, anche se lo avete non lo sapete utilizzare. Fate solo cassa, guardate solo magari la fish media, e poi fish media per mese, fish media per 3 mesi, fish media per 6 mesi, fish media per cliente, fish media per collaboratore. Andiamo a vedere qual è l'incidenza prodotti e servizi, qual è l'incidenza trattamenti, qual è l'incidenza, le sapete fare? Quanti chatouche, quanti balayage, quanti air touch lo fate? Andiamo a vedere i dati, incrociamo i dati, capite? Questi sono i 7 motivi per i quali voi continuate a perdere profitti e non fate utili, o comunque continuate a perdere il vostro margine di guadagno, quindi lavorate come dei disgraziati, più lavorate e meno guadagnate. Sono questi i problemi, avete delle marginalità basse, non avete un sistema, non avete un mentor, quindi non avete della formazione, quindi... Se volete tutto questo, se volete una mano, cliccate link in descrizione e fruite di tutti i miei prodotti, va bene? Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.